Ciao ragazzi, bentornati al Mazzsegnale. Oggi abbiamo per voi in serbo una storia. Una storia successa a me e a Riccardo, con la quale speriamo di convincervi di come la matematica possa davvero incuriosire e come le domande possano nascere spontanee. Avete visto il titolo di questo video? Abbiamo una congettura? Sì, è proprio quella, ma andiamo a vedere effettivamente come è nata questa. Come tutte le storie, inizia con un po' di tempo fa. Stavo semplicemente leggendo il manuale di un gioco da tavolo, ero lì per i fatti miei, tranquillo, che mi rilassavo, quando hanno cominciato ad arrivare dei messaggi. Ne è arrivato uno, l'ho ignorato, ne è arrivato un secondo, e ho ignorato pure quello, e poi a un certo punto sono iniziati ad arrivare un sacco di messaggi. Allora sono stato costretto a guardarli, e questa era la chat di Riccardo. Non c'è molta chiarezza, vero? Beh, ok, vi vado a spiegare che cosa c'era davvero in quella chat allora. In quella chat, Riccardo fa riferimento a un video che abbiamo girato un po' di tempo fa. Era questo. In questo video dimostravamo che, dato un qualsiasi numero naturale positivo, esisteva sempre una potenza di 2 che iniziava esattamente con quel numero. Era un problema curioso, abbastanza particolare, e abbiamo fatto la dimostrazione. Riccardo ha anche costruito un programma per trovare effettivamente la più piccola potenza di 2 che inizia con il numero da voi scelto. Vi lasciamo in descrizione il link se dopo volete provare a giocarci. Quindi, che cosa ha fatto semplicemente Riccardo? Beh, si è messo a giocare con questo programmino. Ha preso un numero, ha preso il nostro numero preferito, che è 37, e ha buttato 37. Ha ottenuto che la più piccola potenza di 2 che inizia con 37 era questa qui. E quindi ha detto, vabbè, riprovo con un altro numero. E con che numero ha riprovato? Ha riprovato con l'esponente appena ottenuto. Quindi ha ributtato dentro l'esponente e ha ottenuto questo risultato. Ha ributtato dentro il nuovo esponente e ha ottenuto quest'altro risultato. E così via. Quindi ha creato quella che è chiamata una successione di numeri. Successione, in realtà è qualcosa in più, è una successione definita per ricorsione, cioè quella in cui ogni termine dipende esattamente dal precedente. In questo caso la regola era questa: avevate il primo termine che qua abbiamo chiamato A0, che era 37, e in generale il termine ennesimo non è altro che l'esponente della più piccola potenza di 2, tale per cui tale potenza inizia con il numero precedente. Andiamo a vedere l'esempio nel nostro caso. A con 0 era 37 e quindi A con 1 chi era? Beh, stando alla definizione, è l'esponente della più piccola potenza di 2 che inizia con A con 0, che sarebbe 37, e quindi è lui. A con 2 è l'esponente della più piccola potenza di 2 che inizia con il termine precedente, e quindi sì, abbiamo costruito effettivamente questa successione. La domanda è, che cosa fa questa successione quando n continua a diventare grande? Ci sono varie possibilità. Andiamo a vederle. Per visualizzare in generale una successione, potete immaginare una serie di puntini sul vostro piano cartesiano, per cui avete il primo valore, il secondo valore, il terzo valore e ci possono essere vari comportamenti. Il primo comportamento è quello per cui la vostra successione, che è a termini positivi, come nel nostro caso, va a più infinito, che è quello che vedete in immagine. Questo è l'esempio di una successione tipo A con n uguale a n, quindi ogni termine ha semplicemente come valore il suo indice di posizione, questo tende chiaramente a infinito. Oppure la vostra successione può avere un limite finito, come in questo caso, quindi si avvicina a un certo valore. Oppure può essere oscillante, quindi non avere un limite, per esempio questa. In particolare può essere oscillante ma rimanere finita, quindi vincolata e rinchiusa in una certa striscia, oppure può essere oscillante ma una parte di essa, quella che viene chiamata una sottosuccessione, può tendere a infinito. Quindi ci sono un po' di casi. E la domanda è, nel nostro caso partendo da 37, che cosa succede? E soprattutto, se cambio 37,
Perché in realtà quella successione è determinata univocamente una volta che voi scegliete il primo termine. Avete scelto 37, avete ottenuto una cosa, ma facciamo un altro esempio. Se io scelgo 1 come numero di partenza, se scelgo 1, la più piccola potenza di 2 che inizia per 1, tolto ovviamente 2 alla 0 perché scegliamo dei valori positivi, abbiamo detto per l'esponente, è 16. 16 è 2 alla quarta e quindi vuol dire che il termine successivo sarà 4. Va bene. Adesso cerco la più piccola potenza di 2 che inizia con 4. Beh, 4 è proprio già una potenza di 2. E quindi è 2 alla seconda. Termine successivo, il 2. Fantastico. Qual è la più piccola potenza di 2 che inizia con 2? Beh, 2. Cioè 2 alla prima. E quindi abbiamo ancora 1. E se noi proviamo ad applicare ancora la nostra regola, beh, è chiaro che siccome siamo tornati al punto di partenza, poi la cosa si ripete uguale. Quindi siamo entrati in quello che è un ciclo 1, 4, 2, 1, 4, 2 che andrà avanti. Quindi in questo caso non c'è un limite, ma la vostra successione di valori rimane compatta, bella chiusa tra soltanto quei valori. Questo, tra l'altro, per inciso e per curiosità per chi è interessato, è la ragione per cui Riccardo nel messaggio chiamava questa congettura la nuova Collatz, perché 1, 4, 2 è proprio il ciclo di questa congettura anche molto famosa. Vi lasciamo un link in descrizione se siete interessati ad approfondirla. Ma ci sono altre casistiche? Andiamo a vederle assieme. Elenchiamo un attimo i casi possibili che abbiamo trattato. Allora, partendo con 1, abbiamo visto che finisce in 1, 4, 2. Se partiamo con il 2, beh, il 2 si trova già nel ciclo 1, 4, 2 e quindi è chiaro che dopo il 2 ci sarà l'1 e poi il 4 e poi il 2, quindi è del tutto identico. Analogo anche per il 4, non cambia assolutamente niente. Ce ne sono altri che vanno a finire dentro lì? Sì, per esempio il 16, perché è 16, è già una potenza di 2, il primo esponente per cui ottenete un 16 è 4 e quindi ricadete subito dentro lì. Però abbiamo detto che ci sono anche altri casi. Per esempio, cosa succede se partiamo da 6? Beh, qual è la più piccola potenza di 2 che inizia per 6? È 64. Che è 2 alla sesta, quindi dopo il 6 devo mettere l'esponente che ho ottenuto che è ancora 6. E quindi 6 rimane un punto fisso. Se parto da 6, resto sempre in 6 e quindi in questo caso ho un limite e il limite è proprio 6. Succede solo con 6 questa cosa? No, succede anche con 10, ma qui vi invitiamo a farlo, si può fare praticamente a mano. Quindi ci rimangono ancora un paio di buchi, ci rimane il 3 per esempio, ci rimane il 7. Questi sono un pochettino più interessanti, quindi li trattiamo a parte. Se guardiamo almeno nei primi numeri, che cosa ci manca? Ci mancano il 3, il 5, il 7 e il 9. Beh, partiamo dal 3, che è quello che ha fatto anche Riccardo. Quindi iniziamo col 3. Qual è la più piccola potenza di 2 che inizia con 3? 32, che è 2 alla quinta. Quindi il termine successivo è un 5. E questo è già un bellissimo regalo, perché vuol dire che il comportamento del 3, qualunque esso sia, sarà anche lo stesso del 5. La più piccola potenza di 2 che inizia per 5 è 512, che è 2 alla nona. E quindi dopo abbiamo il 9, fantastico. Quindi anche qui, qualunque sia la scelta, 3, 5 e 9 hanno lo stesso comportamento. Ora andiamo avanti. Qual è la più piccola potenza di 2 che inizia per 9? Qui bisogna andare un po' più in là con i numeri. E se andiamo ancora avanti, otteniamo questa sequenza. Non si riesce a capire bene il comportamento. Andiamo ancora un po' più avanti. Beh, che casistica è? Non sembra voler andare verso nessun ciclo, non sembra essere costante da un certo punto di vista in poi, ma ovviamente abbiamo fatto soltanto un numero finito di prove, questo non ci permette di dedurre nulla. Ma se abbiamo ancora un po' di pazienza, ta-da! Sì, finiamo ancora nel ciclo 1. 4, 2. Fantastico, quindi possiamo aggiornare la nostra tabella, tanto abbiamo incontrato sia il 3, sia il 5, sia il 9. Ci manca solo il 7, che in realtà è quello che ha più dannato Riccardo. Se iniziamo con il 7, trovate una sequenza, adesso ve la facciamo andare un po' più veloce, che è lunghissima. Fate conto che per inciso Riccardo non ha potuto utilizzare
i suoi iniziali mezzi per poter riuscire a calcolare questo, perché la potenza di calcolo era troppo bassa, ha dovuto far lavorare 6 computer in parallelo, però vabbè, queste sono inerzie, tanto l'ha fatto Riccardo. E quello che si scopre è che anche il 7 finisce nello stesso identico ciclo, anche se dopo un sacco di tempo. E quindi è chiaro che la congettura che ci viene in mente è: ma davvero finisce sempre o nel ciclo 1, 4, 2, oppure rimane costante ad un certo valore da un certo punto in poi, come nel caso del 6 o nel caso del 10? Non proprio. Se prendete 11, finite ancora nel caso del 10. Se prendete il 12 o prendete il 13, finite ancora nel solito ciclo 1, 4, 2. Ma se prendete il 14 e fate qualche passo, finite sì in un ciclo, ma in un ciclo nuovo. Questo. Quindi è chiaro che, quantomeno abbiamo già provato che è falso, che se finiamo in un ciclo era per forza quello precedente. Però le domande rimangono. E adesso ve ne poniamo un po'. Uno. C'è qualche valore iniziale per cui la successione va all'infinito? 2. Abbiamo visto dei cicli, ma ce ne sono altri? Se sì, possono essere arbitrariamente lunghi? Oppure devono rimanere di una certa lunghezza? 3. Oltre al 6 e al 10, ci sono altri numeri di partenza per cui la successione rimane costante? O, andando avanti e prendendo spunto dal finale del video che vi ho linkato all'inizio, in cui dimostriamo che questa proprietà di poter trovare, dato un numero, una potenza di 2 che inizia esattamente con il numero, non è peculiare del 2, ma vale per qualsiasi base voi scegliate che non sia una potenza di 10. Per cui potremmo chiederci, ok, se io cambio il 2 con un 3, questa tipologia di successione come si comporta? Cambia radicalmente o il suo comportamento rimane simile? Ma poi questo problema dipende fortemente dalla base numerica. Se cambiamo base e mettiamo come base 2, 3, 4, 5 e così via, che cosa succede? Adesso però ci sembra giusto darvi tutte le risposte che sappiamo sulle domande che vi abbiamo posto. Siete pronti? Bene. Zero. Non sappiamo nulla di come si comporti questa successione, non abbiamo la più pallida idea, non l'abbiamo nemmeno trovata tra le successioni famose che vengono ovviamente studiate. Però questo video non voleva essere un darvi risposte, voleva essere un stimolarvi e spiegarvi come da un problema potenzialmente sciocco si possono tirar fuori un sacco di domande interessanti. Qualcuno una volta ha detto che nella matematica l'arte di porre i problemi dovrebbe essere importante come l'arte di saperli risolvere. Questo è quello che in qualche modo vorremmo trasmettervi con questo video. Quindi non fermatevi al risultato che vi è stato assegnato, cercate di cambiarlo, generalizzarlo, variarlo, cercate di studiarlo sotto ogni punto di vista, perché poi nascono delle domande così. Magari qualcuno di voi ci saprà dare una risposta, in quel caso scriveteci o qui nei commenti, oppure scriveteci su Facebook, su Instagram, come preferite voi. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, mettete un bel like al video e, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al MathSegnale per non perdervi anche i prossimi aggiornamenti. Ma anche per oggi da noi è tutto, ragazzi, quindi ciao!